Quante volte vi è capitato di sentirvi dire: ma come fai a investire in un asset così volatile? Non puoi definirlo una riserva di valore, ha dei ritracciamenti troppo ampi, quando cala crolla del 70%, sto parlando ovviamente di Bitcoin. A me è capitato molto molto spesso e nel video di oggi voglio proporvi una riflessione riguardo a questa cosa grazie a un articolo in cui mi sono imbattuto stamattina, di cui parleremo appunto tra poco. Questo articolo va a confrontare, secondo questa particolare metrica che sono i drawdown, i ritracciamenti più ampi avuti da un asset specifico, Bitcoin con altri asset presi dal mercato tradizionale, mercato azionario, e non parliamo delle penny stocks, ovviamente parliamo delle azioni più importanti, più grandi e più capitalizzate, nonché dal mercato delle commodities, e guarda caso proprio l'oro è protagonista. Alla fine di questa analisi vi renderete conto, quindi guardatela tutta, mi raccomando, ci sono dati molto interessanti, che Bitcoin non è così tanto più volatile, soprattutto in termini di ritracciamenti, rispetto ad asset molto più blasonati come Amazon, Apple, JP Morgan oppure l'oro. Anzi, ce ne sono alcuni che si comportano addirittura peggio, e inoltre tutti quanti si sognano i rendimenti che ha avuto Bitcoin nel lungo periodo. Quindi vi condivido appunto questa analisi al fine innanzitutto di farvi capire sotto questa prospettiva perché Bitcoin non è così strano in termini di volatilità, e soprattutto in modo che quando la prossima volta arriverà un detrattore a prendere in giro Bitcoin dicendo che non può essere un investimento o una riserva di valore, citandovi come motivazione la volatilità e i suoi drawdown, voi potrete dirgli: guarda bene, non è affatto l'unico. Iniziamo, sarà interessante. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Innanzitutto vi faccio una domanda. Vi chiedo per piacere di scrivermi nei commenti cosa ne pensate di video come questo, quindi di riflessioni, di piccole analisi di carattere più fondamentale e ovviamente più di breve durata. Fatemelo sapere, così so se rifarla in futuro oppure no. Detto questo, tuffiamoci dentro questo interessantissimo articolo che non vi starò ovviamente a tradurre adesso parola per parola, ma vi lascio più che volentieri il link in descrizione. Adesso io ve lo presento e vi dico le mie personali considerazioni. L'obiettivo di questa analisi e delle considerazioni che ho intenzione di fare oggi è porci questa domanda: ma è vero che Bitcoin è un asset non compatibile col concetto di investimento e di riserva di valore proprio perché tacciato di eccesso di volatilità e di eccessi di drawdown? O non è che magari è il contrario, ovvero che è il miglior asset che non sia mai esistito anche in questi termini? Per andare a porci a rispondere a questa domanda, iniziamo dati alla mano, comparando nello specifico Bitcoin con la top 10 delle azioni più capitalizzate sul mercato americano e inoltre con l'oro, che è la riserva di valore per eccellenza. I dati riportati nei grafici che vedremo tra poco sono presi, per quanto riguarda l'oro, a partire dal 1951, le top 10 stocks a partire dal momento dell'IPO, penso, e invece per quanto riguarda Bitcoin dal momento del primo halving, proprio perché prima del primo halving non c'era neanche praticamente una quotazione, quindi era assurdo andare a fare delle analisi del prezzo. Tra l'altro, se ci pensate, Bitcoin è talmente nuovo e diverso, non solo dal punto di vista delle quotazioni, ma anche come asset, che questo fa diventare ancora più assurdo questo confronto, secondo me, perché un asset appunto così nuovo, che la volatilità quindi ce la deve avere per natura, se ci pensate, fino a 5 anni fa Bitcoin, cioè, era praticamente sconosciuto ed era in mano a pochi, cioè era scambiato da pochi, e il fatto che lo confrontiamo con delle azioni che erano scambiate sul mercato azionario regolamentato e con l'oro, e che come vedremo avranno performance molto simili, nonché Bitcoin ne avrà di migliori in altri termini, fa riflettere molto. Iniziamo subito con il primo grafico, dati alla mano, i dati poi sono inconfutabili. Questo grafico compara
È una sorta di scatterplot che compara, ogni puntino è un drawdown, una correzione, e va a comparare due metriche fondamentalmente: il numero di correzioni più grandi del 10% nella storia dell'asset e la distribuzione di tali correzioni. I puntini che sono più verso destra sono correzioni più ampie, come vedete l'asse termina al 100%. In maniera pratica cosa vuol dire? Che Bitcoin ha avuto due correzioni all'incirca dell'80%, tra il 75 e il 100. Ok, quindi cosa ci fa capire innanzitutto questo grafico? Beh, andando a comparare il numero di correzioni importanti e la loro distribuzione, salta subito all'occhio che non è così diversa per Bitcoin rispetto a tante altre azioni. Anzi, ci sono azioni come Amazon che hanno avuto molte più correzioni e hanno avuto una correzione decisamente più ampia di Bitcoin. Buona parte di queste azioni sono parte ovviamente della grossa bolla tech degli anni 2000, ma questo comunque fa parte del mercato, cioè anche Bitcoin, le correzioni grosse le possiamo chiamare bolle, perché di fatto si sono comportate come tali, ma questo già fa capire una cosa importante, che le espansioni e contrazioni simili bolla, possiamo chiamarle così, sono organiche in un qualsiasi mercato, non è una cosa specifica di Bitcoin. Importantissimo. Poi guardiamo la quantità di correzioni maggiori del 75%. Apple ne ha 3, JP Morgan ne ha 2, Amazon ne ha 1, ok? Ce ne sono tante, anche Microsoft ne ha 1 addirittura. Quindi buona parte di queste azioni hanno comunque delle correzioni altrettanto marcate, se non di più. Il numero di correzioni ovviamente varia anche in base alla durata della permanenza sul mercato, quindi non è neanche correttissimo forse andarle a contare, è più corretto andare a vedere la distribuzione, ok? Era lì che mi volevo soffermare. Guardate anche l'oro, la riserva di valore per antonomasia, ha avuto anche lei tante correzioni, una delle quali quasi al 75%, stiamo parlando dell'oro, ok? Quindi questo, anche questo deve far riflettere. Il punto da portare a casa da questo grafico quindi è che sì, Bitcoin è volatile, è vero, ma non è che sia così più volatile e non è che abbia quei drawdown più grandi rispetto agli altri asset, ok? Questo dati alla mano. Passiamo al secondo grafico, che mostra il confronto sempre da una parte tra i drawdown più grandi, come vedete sull'asse delle X in pratica, e dall'altra parte la dimensione del cerchio su cui viene rappresentato l'asset, abbiamo il ritorno, il guadagno, se si avesse investito su quell'asset lì nel punto zero, quindi per le azioni nel momento del listing, per quanto riguarda Bitcoin nel momento del primo halving, ok, che ha preso come T0 per Bitcoin. Che cosa ci fa capire questo? Beh, innanzitutto che c'è Amazon e TSM che hanno un drawdown più grande di Bitcoin. Vabbè, ma quello lo avevamo già visto nel grafico precedente. La cosa che aggiunge questo grafico è che Bitcoin, nonostante abbia avuto un drawdown minore di Amazon e TSM e nello stesso range più o meno di Apple e JP Morgan, ha comunque dato un ritorno decisamente maggiore, assolutamente incomparabile ad esempio a JP Morgan, ma anche a Apple se ci pensate. E quindi, secondo queste due metriche, è un asset palesemente superiore, perché vince sia in termini di volatilità, cioè non è che vince ma siamo lì, ma comunque porta un ritorno molto molto maggiore e quindi non lascia adito a dubbi. L'unico asset che emerge come molto valido da queste metriche è l'azione di Berkshire Hathaway, che è l'azienda di Warren Buffett, che di fatto si è posizionata benissimo come drawdown più grande tra il 50 e il 60% e ha portato eccellenti guadagni, quindi Warren Buffett sicuramente merita la fama che ha, su questo non c'è dubbio. E quindi questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che Bitcoin, secondo queste metriche, è un asset decisamente valido. È vero, è volatile, ma offre, finora ha offerto, un ritorno che non si trova da nessun'altra parte, e già questo, per quanto mi riguarda, se volete il mio parere, giustifica la sua presenza in un portafoglio investimenti. Ovviamente bisogna sempre contestualizzare il rischio, ma è assurdo dire, secondo me
Non lo so, è molto superficiale dirlo, di dire, Bitcoin no, non è una riserva di valore perché è volatile. Ok, guardate questi dati allora. E quindi andiamo a vedere l'ultimo dato, ovvero la durata dei drawdown. Per quanti giorni sono durati i drawdown di Bitcoin rispetto agli altri asset? Anche in questo caso, come vedete, abbiamo rappresentato sull'asse delle Y stavolta il size del drawdown massimo, quindi cioè dei vari drawdown, scusate, il massimo dei vari drawdown. E più è in basso e più il drawdown è ampio. I due peggiori sono qua sotto, più dell'80%. Mentre sull'asse delle X la durata in giorni. Questo ci dice che i due drawdown peggiori di Bitcoin sono durati circa 1000 giorni e hanno avuto appunto la perdita dell'80%. Guardate l'azionario, quante azioni ci sono in questa area, ok? E con durate anche ben peggiori. Adesso siamo qua col drawdown attuale, più o meno poco più di un mese, questo è un asse logaritmico, con un drawdown all'incirca del 50%, è la fotografia attuale. Come vedete, la distribuzione di Bitcoin non è anche in questo caso particolarmente diversa. Sui drawdown di durata più breve, di fatto abbiamo magari un'entità leggermente maggiore, il che ci fa capire che un po' più volatile sul breve lo è. Ma questo, ripeto, secondo me è giustificato dal fatto che è un asset nuovo sotto tutti i punti di vista e quindi è tutto da scoprire e è normale che sia così volatile, soprattutto appunto sul breve, causa anche speculazione. Poi guardate l'oro, questo puntino dell'oro, che è una cosa tutta sua. Se vi ricordate il suo, cioè vi ricordate, se avete visto, avete studiato il suo massimo storico negli anni 80, dopo quel massimo storico ci sono voluti 27 anni per fare un nuovo massimo storico e c'è stato un drawdown del 70% circa della durata, cioè di col minimo almeno 70% durata del complessivo drawdown e di tempo da aspettare prima di nuovi massimi, 27 anni, e stiamo parlando della riserva di valore per antonomasia. Quindi alla luce di questi dati viene da farsi alcune domande anche un po' provocatorie, del tipo: ma allora è meglio l'oro o è meglio Bitcoin come riserva di valore? E come metodo di come forma di investimento, veicolo di investimento, è meglio Bitcoin l'azionario oppure l'oro oppure un mix dei tre? Il mio parere ormai lo dovreste sapere, io reputo quasi obbligatorio, parere personale, no consiglio finanziario, avere Bitcoin nel proprio portafoglio investimenti, perché abbiamo visto che utilizzando una metrica che comunque tiene conto del drawdown e anche però del ritorno, cosa da non sottovalutare, Bitcoin al momento è il miglior asset che esista e quindi trascurarlo è veramente come mettersi il prosciutto sul gli occhi. Voler fare l'hater di Bitcoin per definizione è davvero, secondo me, una cosa antitetica al concetto di investimento. Ovviamente, essendo più volatile, come abbiamo visto, soprattutto nel breve medio periodo, bisogna fare i conti anche con quello. Quindi bisogna essere disposti a sopportare eventuali drawdown, cosa che comunque non è, ripeto, esclusiva di Bitcoin. Anche se si investe nell'azionario, bisogna essere pronti a sopportare i drawdown, altrimenti si è speculatori se si vuole fare dei dentro e fuori. Noi stiamo parlando di investimento e ovviamente bisogna essere consapevoli del suo maggior livello di rischio rispetto magari a un ETF o ad altri asset. Ma questo è un discorso che un investitore deve fare, non è che l'investitore deve escludere tutto ciò che ha un rischio troppo alto o leggermente alto perché non va bene. L'investitore deve controllare il rischio, deve creare un portafoglio su misura per sé in base alla sua voluta esposizione al rischio. Con maggior rischio solitamente c'è anche un maggior rendimento. Nel caso di Bitcoin abbiamo visto i dati che un rendimento così non te l'ha mai dato nessuno a fronte di un drawdown che tra l'altro è comparabile con il resto. E quindi, considerando rischio-rendimento con questi due parametri, direi che con Bitcoin abbiamo il meglio del meglio. E pertanto va bene compartimentarlo a una frazione di portafoglio e non fare all-in, va bene mischiarlo anche a oro, a stocks, ad altri asset, però il mio parere rimane quello che non si può ignorare. E se il nostro problema è la volatilità, basta non impazzire dietro i movimenti di breve termine e guardare il rendimento sul lungo termine, di sicuro saremo molto molto più sereni.
Ogni vostra opinione è benvenuta nei commenti, così ne discutiamo. Io vi faccio un caro saluto e alla prossima.